è concentrata sul proprio calciomercato, anche se fin qui ha effettuato poche operazioni. I nerazzurri hanno prima di tutto sistemato il bilancio attraverso la maxi cessione di Achraf Hakimi e ora possono anche iniziare a pensare alle prossime entrate, tenendo d'occhio comunque ulteriori uscite che possono essere utili anche tramite scambio. Uno dei calciatori seguiti in serie è Ivan Perisic, che, secondo quanto riportato dalla Repubblica, sarebbe finito nel mirino della Roma di José Mourinho, che vuole un esterno offensivo con le caratteristiche del croato. Per questo interesse, le parti potrebbero pensare a uno scambio con Florenzi che accontenterebbe entrambe le società. Alessandro Florenzi è un calciatore che in passato era già finito nel mirino dell'Inter e ora potrebbe essere nuovamente nel mirino. Per arrivare a lui dunque si può usare la carta Ivan Perisic, che ha un contratto in scadenza nel 2022, un anno in meno rispetto al calciatore giallorosso. La valutazione è simile, così come lo stipendio, visto che entrambi guadagnano circa 4 milioni di euro. Possibile dunque uno scambio tra le parti con una valutazione di entrambi i giocatori che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. L'Inter pensa al futuro e per questo motivo gli occhi degli scout sono da tempo concentrati su uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Parliamo di Samuele Vignato, classe 2004 di proprietà del Chievo e fratello di Emmanuel Vignato, classe 2000 ormai in pianta stabile in prima squadra nel Bologna di Sinisa Mihajlovic. I nerazzurri ne studiano i progressi da diverso tempo. Quest'anno, seppur giovanissimo, Samuele Vignato ha già potuto debuttare in Serie B, mentre con la maglia della Primavera è stato assoluto protagonista con 14 gol e 11 assist. Ritenuto un talento purissimo, il più piccolo dei Vignato agisce soprattutto nella zona centrale della campo, da trequartista. A oggi, con la situazione del Chievo Verona non ammesso in B, potrebbe addirittura liberarsi a zero ed essere quindi una grande opportunità di mercato. Sono tanti i club di Serie A che stanno seguendo la vicenda, sul giovane talento c'è anche il Bologna, squadra in cui milita il fratello e che anche per questo potrebbe rappresentare una forte concorrenza per l'Inter. La priorità dei nerazzurri per adesso è rivolta alle cessioni. Vignato è un'idea che stuzzica, ma se non ci saranno aste è al momento giusto, quando in viale della Liberazione avranno prima risolto alcuni movimenti in uscita. Ma si sa, il talento da quelle parti ha sempre ammaliato.